Ok. Riproviamo. Avvertitemi se ci siete, quando ci siete. Vabbè, proseguo.
Sì, vabbè, ma lo sfumino è uno strumento per ottenere rapidamente un effetto di tinta piatta che però non è comparabile a un bel tratteggio, questo è chiaro.
Hey, thank you, Saskia Boom. Thank you.
Sì. Ci devo aggiungere una robina in digitale. E poi tutto quanto questo qua verrà stampato su una pagina grigia. Quindi quello che resta bianco diventerà più scuro. Sarà un'immagine senza bianchi. Sì, diventerà tutto molto più ricco. E quello che adesso è grigio scuro diventerà molto probabilmente nero alla fine. Cioè, se non nero qualcosa da quelle parti, anche per vedere che non ci fosse nero su questa parte. Diciamo scende tutto di par de stop.
questo qua è Fats, colonna sonora di un videogioco pazzesco.
Daje! Grande Gino. Che aspirapolvere è? Io sono un fan di aspirapolvere. Io sono proprio una delle persone deprecabili che è caduta nel tranello mortale. Sono caduto nel tranello mortale e sono felicissimo del mio aspirapolvere Dyson. Era in offertissimo, non ho saputo resistere. Questo è tutto Fats, Rastman. Ma la colonna sonora di Fats è tipo capolavoro della musica planetaria? Cioè non si è regolato proprio. Le più fighe devono ancora arrivare. È proprio bellissimo la mia zona di pezzo. È diventato giustamente uno dei musicisti più importanti di musica elettronica contemporanea, questa colonna sonora. Cioè, proprio se ne sono accorti tutti che è un mostro. È stata la cosa che gli ha fatto fare il salto pure nel cinema, no? Con Night Follows. Ah, Revel, sì, olio. Quello con l'omino fatto di filo rosso, no? Con ricordi dell'anziana. Sì, It Follows, il film, c'è la colonna sonora di James Vreeland, che è Disaster Piece, che è l'autore di questa colonna sonora che stiamo sentendo.
Ehi, grazie, UI77. Thank you, UI77. Sto andando a fantasia, sì. Ma sì, cioè, boh. La zona di Fez è tipo tutto. Bellissimo. Allora, questo lo facciamo scuro, sotto, chiaro, sopra. Ieri, guarda, abbiamo parlato malissimo.
No, io sono. Non parlo, dai. Ne ho parlato già abbastanza male ieri, però sono proprio. Team no Blade Runner 2049. Sì, proprio nemico. Cioè, se poi parliamo 45.000 ore di Blade Runner. Spero proprio di sì. Ciao Marco. Se vuoi ti posso dire le cose che, due cose che mi sono piaciute di Blade Runner 2049. Ci sono due che mi sono piaciute. Però sono proprio due dettagli in un mare di incubo. Almeno ne parliamo in termini positivi. Ma sono proprio due, giuro. Però sono molto fighe quelle due cose. Allora, mi è piaciuto tantissimo il pezzo con lui e lei che sono sul tetto. E lei mentre si stanno baciando si inchioda perché lui gli arriva un messaggio. Cioè quella cosa là è proprio figa. Bellissima.
e mi è piaciuta tanto. È una cosa che mi ricorderò per sempre, e quando in un film c'è una cosa che mi ricordo per sempre, io, insomma, è una roba bella, figa proprio. E la seconda, e però lo dico, cioè, in maniera molto chiara, c'è bisogno di un impianto, come si dice, adeguato. Il pezzo con Elvis che sbrocca glitchato è bellissimo. Proprio all'audiovisivo è bello, al cinema c'è quelle scaracche di suono di botto e poi buio totale, quella cosa lì è proprio fichissima. Cioè si vede proprio che formalmente quella l'hanno proprio azzeccata. Ed è veramente molto 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 fatta bene. È un'idea non originalissima, però la resa è proprio pazzesca. Cioè sono stato felice per un attimo di stare al cinema. Detto questo, il resto è talmente brutto che proprio non è riuscito a compensare. No, ma non solo perché sono i glitch, proprio perché sono delle belle scene da un punto di vista formale e contenutistico, cioè c'è tutto il concetto là dentro, è fighissimo, funziona bene ed è realizzato da paura. Il resto trovo che sia, c'è niente di che, complimenti per niente di che. Cioè fra niente di che e il brutto, che è una brutta situazione, insomma. Il personaggio di Jared Leto è una roba, è tipo la più grossa burla della storia del cinema di quel film. Ma come gli è venuto in mente? Cioè guarda, veramente non. Come fa a parlare meglio? Divento tipo Soralella.
Signora mia, guardi, non mi faccia parlare. No, non mi infervorerò. Parlate serenamente del film, senza problemi. Basta! Oddio, ho quasi finito. Mio film preferito uscito l'anno scorso, oddio. Non è che abbia visto così tanti film, eh? Però fammi riflettere perché delle cose proprio belle belle sono uscite, mi pare. Però sai, avendo visto poche cose è come dirti. Cioè. Lascia un po' il tempo che trova, mi spiego. Spider-Verse l'ho visto, è carino, senza dubbio, però non mi ha lasciato bocca aperta, cioè mi hanno fatto tutti una capoccia così con quel film. E l'ho trovato molto bellino, senza dubbio, però boh. Non è un film che dici, ah, incredibile, che immaginario. Sembrava uno spot da Nike delle Pad Pro figo per 2 ore e mezza, tanto dura, però non l'ho trovato molto allineato, no? Con quello che gira di moda, non ho trovato quella forza di un film d'animazione vero, no? Di una roba che inventa un immaginario inedito. Cioè, ho trovato un'animazione che scimmiotta molto la realtà. E poi narrativamente boh, l'ho trovato un po'. Sembrava una puntatona del telefilm, no? Cioè non c'è mai un momento in cui mi sono veramente o emozionato, o commosso, o fomentato. L'azione è veramente molto frammentata come montaggio, quindi non te la godi praticamente mai. Sono pochi i momenti che proprio. Cioè quel pezzo. È bellissimo quel pezzo con Spider-Man, quello grasso e il ragazzino che scappano e rimangono attaccati tipo al treno. Cioè quel pezzo là è veramente figo.
Veramente figo quel pezzo lì. Ecco, quella è proprio azione bella che dici, cavolo, perché non è tutto così sto film? È divertente, raccontata benissimo, proprio figo. Il resto non sto dicendo che è brutto, ripeto, per me Spider-Verse è un buon film, non è che. Però non è quella roba che dici, oddio, dopo questo cambia tutto. Zero proprio. Niente di tutto questo. Però parere mio, al solito, cioè, mi rendo perfettamente conto che rompo il cazzo. Poi design moschettino, no? Cioè, c'è lui che è bello. Come si chiama? Miles è fighissimo. Gli altri proprio boh. Cioè, tipo quel Spider-Man manga, ma che è qualcosa? Ci sono rimasto proprio male, cioè, brutto. Non è figo, poteva essere bello quel personaggio, perché hanno fatto male? Kingpin, boh. Trovato proprio moscissimo. Pure le location non so belle, cioè, a parte quella scritta lì, Vision, sopra al ponte della scuola, cioè, pure quel posto dove si svolge la battaglia finale, un po' videogioco trash, dai, oh. Quella cosa con quella specie di spruzzo di particelle al centro, non mi è piaciuto. Cioè, mi sembra un pezzo di motion graphics, molto figo, fatico a considerarlo un bel film d'animazione. Bellissimo film d'animazione. Cioè, mi sembra che non colga i vantaggi dell'animazione alla fine. Ecco, film veramente belli che ho visto l'anno scorso, fammi riflettere. Che è uscito l'anno scorso? Non mi ricordo. Hey, Seska Bomba, thank you for the follow.
Hey, thank you, Desert Moon Art. Thank you for the follow. No, 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 ma infatti non è un brutto, ripeto, non è un brutto film, però diciamo Spider-Verse io sono andato a vederlo tutto di recente, ci cioè sono stato 2 mesi fa al cinema a vederlo, lo facevano alla Città Incantata, un festival d'animazione, quindi me lo sono visto con molta calma e per bene, e semplicemente non l'ho trovato quella cosa, cioè io Facebook mio è esploso quando uscivo il film, cioè sembrava non potesse esistere nient'altro. Ah, se vale come 2018 un film visto nel 2018, anche se in DVD, Blu-ray, mi sa che posso certificare il fatto che è stato Shin Godzilla. Non so se vale, che mi sa che è del 2017 5-0. Sì, quello di anno. Thank you.
mi vergogno tantissimo perché ho la netta sensazione di essere uscito dal cinema con grande soddisfazione l'anno scorso. Non mi ricordo per quale film. Sono troppo preso dal disegno, la memoria non si sta liberando. Non l'ho visto live action di Lupin. Mi sa che l'hanno fatto tipo l'altro giorno in TV in italiano, eh? Com'è? Esatto.
ci siamo quasi. Ah! Sì, è un lavoro di squadra oramai. Allora, qua facciamo questo qua. E lo facciamo nero perché c'è tutto sto bianco qua. Faccio questo e questo neri. Thank you.
finita. Finito un pacchetto di mine per fare questo disegno, farete. Oh, adesso devo usare una nuova marca e questo mi mette un po' in difficoltà perché spero che siano tutte uguali, perché con le altre le G, con le blu l'ho finite. Ah, queste sono 03 però. Allora 07 054B 05B colore blu 4B 4B guardate, 05B maledizione 072B non ce l'ho. No, vabbè, non ce posso credere. Ma che davvero? Ok, questo è una gag. Qua dentro c'ho le due B. Ho finito le HB. Queste mi sa che sono 4B. Vabbè. Amazon Prime subito proprio loro. No, HB, HB. Ok, siamo di nuovo in pista. Dove abiti Jax che ti consegna il nuovo Amazon Prime? Milano? No, Roma non, in un'ora col cavolo.
Cosa è sprecato Disaster Piece per fare sta colonna sonora? Ho fatto pochi pezzi. Brutti poi, tutti brutti. Stiamo facendo un piccolo gioco indipendente, se ti andavi di metterci le mani. Va bene. 45.000 pezzi di tutto questo. Una copertina di un libro, di una serie di 5 libri in realtà. Questo è il primo. Però non posso dirti cos'è, per chi esce, eccetera. Sono questo trucco schifoso che uso per tenere aperto questo canale di Twitch, se no non potrei tenerlo aperto. No. Questa è la più complicata, ma di gran lunga. Di gran lunga. Le altre saranno con, cioè, sempre full page intense, però mai più geometrie così articolate. Tutta roba che posso disegnare con la mano molto più libera, quindi vado più veloce.
Ma chi sei a dire? Veramente, ma dove sta? Non è che gli hai fatto una fotina, eh? Magari saranno quelli dei Bowie, dai, no, i miei. Cioè, perché dovrebbero fare una roba con le stelle mie? Ma Bowie ha fatto, c'ha scritto Bowie con le stelle. Mentre invece il nostro gamma c'è la stella che diventa pentagono. Che perde una punta ogni volta, no? E alla fine diventa. No, la cosa che faceva proprio sorridere è che sembrava proprio identico perché era una sequenza di stelle spezzate, no? In astrogamma c'è sta stessa cosa, però con un ordine diverso, perché nel caso mio era un ordine geometrico, il suo era per scrivere Bowie.
finito. Basta. Non vedi spugna, Finito, finito, finito. Adesso lo scansiono prima di fissarlo. E gli facciamo subito due ritocchini, quindi cambio postazione. Esatto. Exactly one day, on a daily basis. That would be just perfect. Ok ragazzi, passo su Photoshop e quindi non staccate e torno subito. For English speaking followers, I'll be moving to my Photoshop workstation, so just a second, I will be back in a second for the digital pass. A tra poco.